Ciao, non hai le scatole piene delle cattive notizie? Cercando di restare in contatto e prendendo spunto dal progetto 100 Happy Days, abbiamo deciso con pochi mezzi e tanta buona volontà di condividere solo cose belle. Chi siamo noi? Un gruppo di lettori che partecipano a gruppi di lettura di Casa Serio Editore e in giro per il web. Benvenuti! Ciao, sono Simona da Rocche di Papa. Ciao, sono Irene da Barcellona. Mentre stavamo realizzando una puntata di un podcast per Casa Serio Editore, abbiamo dovuto coinvolgere gli amici per dare una risposta particolata a un nostro ascoltatore e ci siamo resi conto che la risposta collettiva funzionava. E così abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque voglia accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sull'omonimo gruppo Facebook. E questa è la 76esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto! Ciao, sono Irene da Barcellona. Oggi voglio parlarvi di Rio. Rio è il mio primo gatto, perché in realtà ne ho due, di Romina vi ho già parlato. Oggi voglio raccontarvi di come mi sono innamorata di Rio. Circa 2 anni fa ho deciso che era arrivato il momento di mettere un gatto nella mia vita. Io avevo sempre desiderato avere un gatto e avevo sempre desiderato di avere un gatto nero. Quindi mi sono recata al gattile e ho chiesto alla volontaria di mostrarmi la stanza dove tenevano i gatti neri. Lei era molto felice di questo, quindi se dovesse capitarvi di dover adottare un gatto, scegliete i gatti neri perché nessuno li sceglie. E mi ha portato appunto in questa stanza piena zeppa di gatti neri. Non so quanti erano, forse una ventina. C'erano 5 o 6 gabbie, la stanza di 10 metri quadri puzzava di latrina da morire e all'interno delle gabbiette c'erano i gatti piccoli, quelli arrivati da poco. Nella prima gabbia a destra c'era un gatto bicolore con una macchia nera sul naso. E il bicolore, beh, si intuiva in realtà perché la parte che doveva essere bianca non lo era, era molto grigia e sporca, però quello sguardo io non lo dimenticherò mai. Mi sono avvicinata alla gabbia, ho guardato gli occhi verdi di quello che poi sarebbe diventato Rio e lui mi ha detto miau, ed è stato l'unico gatto che mi ha parlato quando sono entrata in quella stanza. E io ho sempre pensato che fosse una leggenda quella che quando tu vai a scegliere un animale è proprio lui che sceglie te in realtà, e non è una leggenda, è la verità, perché io quando sono entrata lì c'è stato uno sguardo, e uno sguardo è bastato perché io capissi che lui sarebbe diventato il mio gatto e perché lui capisse che io sarei diventata la sua umana. È bastato quel miau, quello sguardo con una faccia che, credetemi, era una faccia da cazzo con quella macchietta sul naso, per farmi innamorare. È bastato un miau perché il mio cuore si sciogliesse e io decidessi che era lui il gatto che volevo prendere. Non ho visto altri gatti in realtà, perché quando sono entrata in quella stanza gli altri gatti li ho solo percepiti. Io ho visto lui, lui ha visto me, e con quel miau avevamo già stabilito un patto, avevamo firmato un contratto io e lui, e per cui avrei dovuto portarmelo a casa. Rio era arrivato da soltanto 4 giorni al gattile, era stato ritrovato all'interno del motore di un'auto da alcuni manovali che lavoravano vicino al parcheggio dell'università e che hanno chiamato il gattile, e i volontari sono andati a riscattarlo. Dopo circa 4 bagni e 2 settimane di quarantena, con le analisi fatte e la cura per i vermi presa, Rio è approdato a casa mia e da quel momento non l'ha mai abbandonata. E io gli voglio un bene dell'anima e credo che non sia spiegabile a parole
l'amore che mi unisce a lui, e so perfettamente che è una cosa reciproca. E tutte le volte che lui la mattina mi viene a svegliare e mi saluta con un miau, io ricordo il momento in cui quel miau ha segnato l'inizio di una bellissima amicizia che mi auguro duri ancora per molto. E quindi il mio pensiero positivo va a Rio e a tutti i gatti bicolori, ma anche e soprattutto a quelli neri. Ciao a tutti. Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Registro un'altra volta questo messaggio, ormai è la quarta, perché oggi non mi viene un messaggio allegro. Purtroppo sono molto toccata da ciò che sta succedendo negli Stati Uniti, perché questo disprezzo nei confronti dei neri in generale, ma anche questo senso di disprezzo nei confronti dei poveri, questo paese senza pietà per i poveri, mi amareggia sempre moltissimo. E mi è venuto in mente un libro che non ha nulla di felice, ma che io ho adorato. Si chiama Triste America, il vero volto degli Stati Uniti, ed è stato scritto da un francese, un giornalista che si chiama Michel Flouquet. È pubblicato da Neri Pozza, che fa dei libri eccezionali, lo sappiamo. È un saggio dal taglio giornalistico, quindi è di piacevole lettura, perché colui che scrive utilizza molti dati, ma ha la capacità di narrare, quindi anche di mettere insieme dei racconti, delle storie su questi dati, per cui è molto di intrattenimento, seppur è un po' brutto, diciamo, come non fa venire buon umore. Ecco, per esempio, il libro è diviso in 15 capitoli. Per esempio, mi ricordo il capitolo 2, Spianare gli Appalachi, racconta di come gli americani stanno distruggendo il loro territorio naturale, che è molto bello. Il capitolo 5, Nessuna pietà per i poveri, racconta di come il fatto di essere povero ti impedisce di avere accesso alla sanità, all'istruzione, a un'alimentazione decente, eccetera. Il capitolo 9, La più grande prigione del mondo, ricorda che nel mondo un detenuto su quattro è americano degli Stati Uniti, il che è tremendo, cioè si fa un grande uso di prigioni, di segregazione, eccetera. E poi il capitolo che mi veniva in mente per i fatti di questi giorni si chiama La sindrome Ferguson, è il capitolo 8, è molto interessante perché si apre, anzi ve ne leggo un pezzo, si apre parlando dell'elezione di Obama e dice così: giornata eccezionale il 4 novembre 2008, che evento, un presidente nero nel paese del Ku Klux Klan, della schiavitù e della segregazione, un presidente nero nel paese dei linciaggi, è un momento storico, i media di tutto il mondo fanno incetta di superlativi, fanno gara a ripetersi, la cosa formidabile è che è nero. È il primo giorno dell'America post-razziale. Insomma, va avanti così e dice che comunque, dice, per 6 anni l'America vivrà negando la realtà. Per aumentare l'illusione, Obama fa qualche gesto simbolico, nomina Eric Holder, ministro della giustizia, che è nero, nomina Susan Rice, che è nera, e quindi insomma per 6 anni la questione razziale viene cancellata dai programmi elettorali. Peccato che poi il 9 agosto 2014 a Ferguson, Michael Brown, un giovane nero di 18 anni, viene ucciso dall'ufficiale di polizia bianco Darren Wilson. Insomma, e poi qua il capitolo inizia a raccontare una serie di cose. Per esempio, a Brooklyn un venditore ambulante abusivo nero, padre di famiglia, rimane soffocato durante un arresto. A Cleveland un bambino nero che gioca con una pistola giocattolo viene ammazzato a bruciapelo. A Baltimora un giovane che fugge alla vista dei poliziotti muore per la frattura delle vertebre cervicali quando viene immobilizzato a terra. Ancora a Cleveland una coppia non armata che non si ferma a un controllo stradale muore nella macchina crivellata da 138 pallottole, le ultime 15 sparate attraverso il parabrezza da un poliziotto steso sul cofano. E poi il giornalista dice: si potrebbe ancora allungare la lista. E ogni volta la giustizia sentenzia il non luogo a procedere, perché poi in questo capitolo racconta del fatto che ogni volta questi omicidi finiscono con i poliziotti assolti. Comunque la gratitudine del giorno è
non voglio dire sul fatto che noi siamo meno razzisti, perché purtroppo ciò che sta avvenendo in questi giorni non fa pensare che gli italiani siano meno razzisti. Oggi io mi sento grata perché in Italia è illegale vendere armi a chiunque. Ciao a tutti, a domani. Ciao, Maria da Roma. Continuiamo il nostro viaggio verso l'Oriente e oggi vi porto in Giappone, dove non sono mai stata in realtà, perché il Giappone, vi devo dire la verità, non mi ha mai entusiasmato, non mi è venuta mai la voglia reale di fare un viaggio in Giappone, ma ve ne parlo perché c'è una donna che a me piace moltissimo e che ha seguito sempre il marito in tutti i suoi viaggi in Oriente, e lei è la moglie di Tiziano Terzani, Angela Terzani Staube, e ha scritto Giorni cinesi e giorni giapponesi, quindi dai giorni giapponesi, un suo diario praticamente della vita in quel periodo. Vi leggo il pezzo di oggi. In uno dei caffè occidentali della Grande Ginza, la quinta strada di Tokyo, mi sono incontrata con Mike Moro, un vecchio amico ed editore di Hong Kong. Eravamo seduti a un minuscolo tavolino e mangiavamo dei pasticcini, come fossimo a Parigi, quando Mike ha detto qualcosa sul senso estetico dei giapponesi. «Ma quale senso estetico?» gli ho chiesto indignata. «Dove lo vedi? Guardala questa città! Ogni volta che emergo da una stazione della metropolitana e mi vedo davanti, la stessa distesa di miserabili casette, senza mai una nota che sia caratteristica di quel particolare quartiere, ogni volta che vedo tutta quella pubblicità, tutti quei distributori automatici di birra, sigarette, bibite, letteratura pornografica, tutti quei telefoni rosa e gialli lungo i marciapiedi, mi dico, no, non è possibile. Questa non è Tokyo. Tokyo non l'abbiamo ancora vista. Eppure, questa è Tokyo. Era il 1 marzo 1986. Il senso estetico, dico, lo si deve misurare proprio in belle ceramiche, in fiori ben sistemati nei vasi e cibi ben presentati nei piatti? Perché non in urbanistica, rapporto tra tradizione e modernità, donne eleganti? È vero, risponde Mike, secondo i nostri criteri questa città è un cimitero degli orrori. Rappresenta il fallimento completo di tutti i criteri urbanistici. Ma i giapponesi vi si trovano bene. A loro piacciono le migliaia di caffè e di localini che tutti vagamente ricreano l'atmosfera di un paese straniero e in cui possono ritirarsi come in una bolla di sapone e volar via con la loro fantasia, oggi nella Parigi dei boulevard, domani nell'Italia del fiasco di vino. Mike, tempo fa, si trovava in un localino a bere una birra e ad ascoltare country music americana, quando è entrato un signore giapponese elegantissimo, un dirigente aziendale evidentemente seguito da alcuni dipendenti. Il signore era chiaramente un habitué, perché insieme alla bottiglia di bourbon il cameriere gli ha portato anche un cappello da cowboy. Il giapponese se l'è messo in testa e ha cominciato a esibirsi nel tipico comportamento da saloon americano. Mike, dalla sorpresa, non riusciva a togliere gli occhi di dosso. Ed un tratto il signore si è alzato, e già un po' alticcio, è andato barcollando verso di lui. «Perché mi guardi?» Mike ha balbettato una scusa. «Ricordati che io sono giapponese», gli ha detto l'altro. «Avrò in testa un cappello da cowboy, ma sono giapponese. Con o senza cappello da cowboy, con o senza whisky bourbon, lui e tutti loro sono e restano giapponesi. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare». Mike è convinto che il rinnovamento del Giappone non potrà mai venire dagli uomini e la sola speranza del paese in questo senso sono le donne. Le donne studiano come gli uomini, ma poi, sposandosi, finiscono per non lavorare. Con questo però hanno tempo di pensare, di chiarirsi le idee, di raccogliere le forze. Questo tempo i loro mariti non l'hanno mai. Mike mi ha portato a casa una coppia di giapponesi di mezza età. Lei, fragile e colta, laureata in letteratura inglese, vorrebbe tanto tornare in America per continuare i suoi studi. Suo marito, un dirigente di banca, lavora di giorno e beve di sera con i colleghi. Quando eravamo a tavola, parlava solo lui, raccontava barzellette e rideva fragorosamente. Lei lo guardava e taceva. «Come passa i suoi giorni?» le ho chiesto. «Ho preso un lavoro da segretaria.
Perché ti ho lasciato fare, l'ha interrotta lui. Da noi non usa che una donna sposata lavori. Mi meraviglia, infatti, che tu mi abbia lasciata fare, ha soggiunto lei con un filo di voce. Ciao, a domani. Non so neanche dove vi porterò, ma qualcosa me la invento. Ciao! Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi proseguo la mia lettura tratta dai 12 libri finalisti al Premio Strega di quest'anno ed oggi è il turno di Giuseppe Lupo con Breve storia del mio silenzio, edito da Marsilio. E Giuseppe Lupo già ha pubblicato svariati libri, originario della Basilicata ma vive da molti anni a Milano e questo forse è il suo secondo libro particolarmente autobiografico. E vi leggo l'incipit e vi auguro ancora una buona giornata. Ho 4 anni e vedo mia madre in cima alla scala che lucida il lampadario d'ottone. Strofina con l'ovatta imbevuta di Sidol, ma lo fa con troppa calma per essere la vigilia di Natale. È in ritardo sulle pulizie, come sempre. Quel tempo non va sprecato. Mio padre gironzola intorno e non muove un dito. Guarda, contempla, misura occhio. In questo disordine sento dire: fra poco avremo sorellina. Quando? Domando io. Mia madre appoggia il sidol sul ripiano e con la mano indica 5. Gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. Ancora ce ne vuole, tranquillizza e riprende a lucidare. Se viene non ci trova? Ci troverà. Io non ricordo cosa sia accaduto tra l'annuncio dato la vigilia di Natale e la caldissima notte di maggio in cui mia sorella è nata. So solo che i miei genitori hanno continuato a parlarmene. Dicevano che ero stato io a chiedere a Gesù: «Mandami presto una compagnia». E Gesù mi aveva ascoltato. Io aspettavo e contavo. «Siamo a maggio?» «Quando arriva maggio mi trovo dai nonni paterni». Vengono a chiamarmi e mi portano a casa, nella stanza da letto dei miei genitori. Mia madre accarezza un groviglio di stoffa bianca, vuole che mi accosti, ma le gambe sono pezzi di legno. Più lei insiste, più io ho voglia di sparire. Le sue braccia stringono un'altra creatura. Il mondo non appartiene più a me. Non dico nulla. Mi volto e scappo dai nonni. Sorellina non è arrivata qui. Il mondo è rimasto intatto. Nonna è la prima a raggiungermi. Io cerco di parlare, ma la voce rimane sepolta. Mi sforzo, faccio un respiro, riprovo. Non c'è modo di spingerla fuori. Nonna è spaventata. Scendono a lei le lacrime, non a me. Quel giorno, il giorno in cui Gesù ha ascoltato le mie preghiere, le parole si fanno nemiche e io inizio a provare il loro male, che è una specie di voragine di cui non si vede il fondo. La storia del mio silenzio incomincia così.